Oggi impareremo a strutturare un ritratto partendo da delle forme base. Procedo partendo con una matita HB che trovo che sia una giusta via di mezzo come morbidezza, cavallo tra le matite dure H e le matite morbide B. Potrei tracciare un segno base. Cosa devo fare? Devo andare a fare un ovale a testa in giù, quindi con la parte un pochino più stretta che corrisponderà al mento nella parte bassa. Userò la mano e il movimento naturale della mano dal centro verso l'esterno per creare la curva. Vi faccio vedere. Parto dall'alto. Procedo nel tracciare una linea centrale e verticale in questo ovale che ho appena fatto. È molto delicato il segno, anche perché poi dovrò cancellarlo. A metà di tutta questa altezza, ad occhio, traccerò un piccolo segnetto. Quando raggiungo la metà farò la stessa cosa tracciando un segno in orizzontale. Esatto. Questa linea delicatamente la divido a sua volta in 5 spazi più o meno uguali. Cosa saranno questi spazi? Saranno gli spazi dove poi andrò a inserire gli occhi. Per ora faccio un segno come dei piccoli pescetti, dove l'esterno sarà la coda. Ora ho fatto un segno a metà della verticale, adesso farò un segno a metà della verticale e un segno a metà della verticale, ok? Dove traccerò una sorta di gabbiano, sapete quando fate il disegno dei gabbiani? E nell'altro livello più in basso traccerò appena sopra una sorta di segno simile ma un pochino più lungo, più o meno fino a metà degli occhi. Adesso questo ovale, va detto, che comprende anche tutta la struttura dei capelli, quindi in questo spazio ipotizzo anche i capelli. Tra l'orecchio e l'occhio ovviamente ho anche le basette per gli uomini o comunque l'attaccatura dei capelli. Vado a scolpire in base a ciò che voglio rappresentare, quindi se ho un'immagine o qualcuno seduto davanti a me o uno spunto della mia fantasia, vado comunque a creare la struttura dello zigomo e della mandibola. Una volta che abbiamo ripulito il disegno, possiamo andare avanti. Inseriamo anche il collo. Il collo parte quasi all'altezza delle orecchie, ma in prospettiva frontalmente, perché questo è un ritratto esattamente frontale, lo vedrò un pochino dopo la fine dell'attaccatura dell'orecchio. Ed è leggermente più stretto nella parte alta e va ad allargarsi verso il trapezio e poi verso le spalle. Andrò a fare qualche dettaglio di più realistico, ovviamente sempre rispetto a quello che vi ho detto prima, cioè al soggetto che decidete di rappresentare. Inizio a dare qualche dettaglio più dei capelli, degli occhi, che a questo punto non sono più dei semplici pescetti, ma iniziamo a dare un dettaglio in più, cioè com'è strutturato l'occhio. Ha una forma un pochino più a goccia davanti, abbiamo quattro palpebre, quindi abbiamo
una palpebra sopra e una palpebra sotto, che adesso verrà fuori attraverso il chiaroscuro. C'è chi ha gli occhi più stretti, più allungati, più a mandorla, l'iride e la pupilla. Ok, una struttura di base potrebbe essere questa. Il naso non è una linea, ma è un chiaroscuro che parte attraverso, diciamo, il gioco che c'è dalle sopracciglia, che ognuno ha più piccole, più grandi, più arcuate, più voluminose, e che piano piano questa fossa che parte dal sopracciglio accompagna il naso in una zona più in ombra e in una zona più in luce, fino alla narice. Se la luce viene dall'alto, ovviamente anche sotto il naso avrò dell'ombra, in quella famosa fossetta che si crea e che, sempre tenendo conto della provenienza della luce, potrei mettere in evidenza. Ora vorrei farvi un piccolo approfondimento sul discorso del chiaroscuro. Ogni strumento che io uso, in questo caso una matita HB, ha un potenziale di massima ombra, quindi di massimo oscuro, che arriva fino a un certo punto. Faccio un esempio. Io ho un range di toni, posso fare una sorta di scaletta di quadratini, dove parto da una massima luce, che è il foglio, fino ad una massima ombra, che è quanto quella stessa matita, senza calcare troppo, attraverso l'incrocio o la sovrapposizione dei segni, riesce a diventare scura. Questo è, diciamo, il punto massimo della mia ombra. Il quadratino più bianco è quello del foglio, e piano piano, per sovrapposizione di segni o comunque attraverso la delicatezza o il rinforzo del segno, posso andare ad aumentare questa scala tonale, perché proprio di una scala tonale si tratta. Vedete che cambio l'inclinazione? E perché faccio questo? Perché ovviamente, se io procedo solo unicamente nella stessa direzione, avrò un tipo di tratteggio inclinato, ma se invece io voglio creare un effetto più sfumato, dovrò girare la mia matita più volte. Io qui sono già arrivata al massimo grado che la mia matita mi consente. Questo è il mio range massimo, considerando che qui posso inserire altre tonalità intermedie fra i livelli. Ora dovrò riportare questa scala per rendere i volumi del mio viso. Quindi decido che tipo di chiaroscuro e nella modalità in cui lo voglio fare. Se lo voglio fare, per esempio, tratteggiato, vedete? Se lo voglio fare più sfumato, allora posso optare per dei micro cerchietti. Quindi il movimento della mia matita sarà questo, in modo che non si veda una direzione, ma si veda un effetto sfumato. Affrontare il chiaroscuro di alcuni lineamenti in particolare. Mi riferisco al naso, che appunto è una struttura che emerge, quindi sicuramente la parte più pronunciata, che sporge di più, è la parte centrale e la punta del naso, che quindi tenderò
a lasciare più chiara. Mentre sicuramente l'ombra riportata sotto il naso è particolarmente importante, sia nella parte laterale che nella parte centrale. La bocca è un altro argomento. La bocca, di partire da questa parte centrale, che poi è un po' quella che dà, diciamo, l'espressione, e che è la parte più profonda, quindi anche più scura, è il taglio centrale della bocca. Da questo la bocca non è un contorno, così come non è un contorno neanche il naso. Cosa faccio? Se la luce viene da sopra, sicuramente il volume della bocca viene fuori anche attraverso un movimento che io faccio un po' immaginando e seguendo quelle piccole texture di tagli che nella bocca si trovano e che funzionano un pochino a raggiera. E l'ombra riportata prima del mento sulla carnagione. L'ovale del viso, che anche lui ha una parte più nascosta dalla parte bassa, quindi anche qui ci sarà un chiaroscuro, che poi si va a ricollegare col movimento del mento anche con i laterali della bocca, leggermente piegata verso l'altro, ti dà un po' la sensazione di un leggero sorriso, e questa fossetta un pochino più scura accompagnata si può ricollegare al movimento del mento, ma anche con lo zigomo. E lo zigomo ha una struttura pronunciata in questa zona del viso, che poi, a seconda dell'ombra che si viene a creare nel laterale del viso e anche verso il naso, va a connotare la conformazione ossea della mandibola, che è questa, ma anche dello zigomo stesso. Altrettanto importante è l'ombra riportata del viso. Adesso io non andrò a fare chiaroscuro da questa parte, ma sicuramente mi serve proprio per far emergere il volume del viso. Comunque una rotondità che arriverebbe a rappresentare la massima ombra da questo lato. Riporto anche delle luci qui al centro, per esempio del naso, qualche colpo di luce anche sul bordo, magari del viso, qui nella parte della palpebra. Bene, allora io sono arrivata a un livello così di stilizzazione, perché chiaramente avendo un soggetto si può andare molto più a fondo, però diciamo di questi primi volumi che volevo farvi capire. L'esercizio di oggi è stato rappresentare questo ovale, vedete lo schema iniziale, attraverso il chiaroscuro abbiamo realizzato un volume, quindi osservate la base e la successiva lavorazione col chiaroscuro. Auguro buon lavoro a tutti e se vi va mandatemi un pochino di materiale.